Lino Mariotto, lei è il delegato sindacale della RSU, della Società delle Fucine. Ci spiega un po' che è successo questa mattina, anzi ieri. Niente, dopo un, chiamiamo, disguido, perché i nostri dirigenti ci hanno detto che è stato un disguido, ma invece è stato, in realtà è stata forse una mossa per, non so dove vogliono arrivare, di chiederci di tornare al lavoro per consegnare dei pezzi a distanza poi di 16 ore, tutto è stato uno scherzo, ci hanno rimesso a casa e quindi giustamente magari qualche operaio arrabbiato questa mattina è stato qui davanti al comune e ha chiesto l'incontro con il sindaco, che gentilmente gliel'ha concesso. In questo momento sono su e stanno facendo un colloquio. Di più io non so che dire, delle voci che dicono che ci sono operai che si incatenano, si danno fuoco, io sinceramente... Questo non corrisponde al vero? Cioè, per quello che conosco io, poi se dietro il comune c'è qualcuno che lo sta facendo io non posso saperlo, però sicuramente, siccome questa mattina mi sembra che, adesso vado a intuito, mi sembra che l'articolo parlava che c'era anche qualche rappresentante sindacale, e non è vero. Siccome c'ero solo io posso smentire, però se c'era qualcun altro che può smentire me, ben venga. No, però invece che succede alla Società delle Fucine, insomma, perché questo invece è importante. Quello che succede alla Società delle Fucine io non lo so, nel senso che sotto questa dottoressa Lucia Morselli e l'altra persona che comanda, mi sembra ci sia un deserto, non c'è più un dirigente che abbia l'autorità di poter decidere niente, e sono tutti impauriti anche loro, quindi non lo so. Ma i lavoratori restano fuori o torneranno a lavorare domani, per esempio? No, domani noi siamo in ferie. Siete in ferie? Noi siamo in ferie, difatti. Quindi tutto... è stato tutto montato, perché ecco. Noi siamo in ferie, noi fino al 24 siamo in ferie, quando rientriamo mi auguro solo che abbiano fatto le manutenzioni per non avere l'alibi di dire che noi non abbiamo partecipato, che noi siamo stati corretti e abbiamo fatto vedere all'azienda, noi ci teniamo alla fabbrica, ci teniamo al posto di lavoro e quindi non abbiamo niente da recriminare a noi stessi. Adesso sarà l'azienda che quando rientriamo ci dimostra che la chiusura, i pezzi non spediti e tutto non creino un danno a... Ecco perché dovevate consegnare dei pezzi già ordinati. Certo, certo. Per questo certo. Vi era stato chiesto di rientrare. C'era stato questo di rientrare, noi correttamente siamo rientrati e anzi abbiamo cercato di dare di più ancora, perché sappiamo che c'è una nave pronta. Adesso questo io posso essere smentito perché io non è che faccio il venditore, però parlavano di una nave pronta che doveva spedire i pezzi, 4 pezzi su questa nave, altri pezzi dovevano partire e altri pezzi dovevano essere lavorati pronti per settembre, quindi non so questa settimana se può anche causare in futuro, ecco, questo questi danni. Questo ce lo dirà, però certo se i bilanci sono catastrofici, non certo dipende dai lavoratori, quindi da questo piano sciagurato che se lo saranno inventato, non so. Poi tutto dipende dall'Europa, ecco, Renzi dice crediamo in Europa, qui tutta gente giovane, dove li mandiamo? Se li vogliamo mandare in Europa, non so, ma l'Umbria penso che se chiude una realtà del genere è finita, non è che... Quindi ricapitolando però, insomma, la SDF è in ferie fino al 24? Fino al 24, sì. Fino al 25. Alle 6 del 25 riprende l'attività. Sempre che venga confermato tutto ciò che abbiamo detto. Che ci faccia rientrare. No. Grazie. Prego.